Ricordare il sacrificio della Brigata Osoppo significa in primo luogo mantenere viva la memoria di chi ha lottato per la libertà delle nostre terre contro i due opposti totalitarismi che se ne contendevano il dominio. Un atto d'amore puro che merita di essere custodito con cura e tramandato di generazione in generazione per evitare che i drammatici episodi consumatisi sul finire del secondo conflitto mondiale, nella loro complessità interpretativa e per le profonde ferite che hanno inferto alla nostra comunità, possano un giorno essere ingoiati dall'oblio del tempo. I martiri dell'Osoppo, va sottolineato con forza, hanno l'enorme merito di non aver combattuto per sostituire un'ideologia criminale con un'altra. La loro missione, premiata dalla storia con la S maiuscola, è stata infatti quella di mettere altruisticamente sul piatto la vita in nome del ritorno alla democrazia e del ripristino dei pieni diritti umani e civili. Per essere riconosciuta come tale, questa verità ha necessitato di una lunga gestazione, dolorosa, figlia di più ampie contrapposizioni politiche. Essa ci permette oggi di poter finalmente guardare a questa cicatrice con la consapevolezza di chi, lo si può affermare senza indugio, ha imparato una lezione importante dal proprio passato. Ed è proprio grazie a questo sforzo collettivo e alla convergenza di coscienze che da esso ha germogliato che oggi possiamo celebrare uniti un anniversario, il 76esimo, avvicinando di un passo in più le vittime all'orizzonte dell'eterna memoria.